Benvenuti amici ascoltatori, siete su WebLife TV, questa è Music Destination e oggi è tornata a trovarci una nostra carissima amica Anita Brightfly. Ciao Anita! Ciao Emanuele! Amorevole, tu la prima intervista e oggi siamo con il nuovo singolo, poi ne parleremo, insomma, però noi vogliamo un po' rinfrescare, come dire, la memoria dei nostri amici ascoltatori. Chi è Anita? Raccontacela un attimo! Cosa ti posso dire? Sono una donna di 53 anni che sto in un posto bellissimo, in mezzo al verde, in un paese, un paesino della, vicino a Padova, al sud di Padova, e ho due gatti, uno l'ha preso da poco, un po' dispettoso, vabbè, e lavoro a casa, faccio un lavoro imprenditoriale, insomma, mi curo un archivio d'arte, quindi insomma sono impegnata in questo lavoro, e ho la passione per la musica, mi vengono i motivi così, non suono strumenti. Avevo da piccola studiato un po' il pianoforte, volevo tanto imparare a suonare la chitarra, ma non mi esercitavo a casa, quindi l'insegnante mi ha detto è inutile. E poi basta, e poi insomma dovrei studiare canto, quello sì, e volevo tanto farlo, ma ho avuto un anno e mezzo di problemi alla voce, sono dovuta andare dai medici, cose varie, e mentre iniziavo a fare questi primi brani che ho iniziato nel 21, fine 21 è uscito Let Me in inglese, e poi era piuttosto lungo, e poi nel 22 è uscito Memo Audio e alla fine è uscito del 22 Cuore in Pace. Nel 23 ho fatto solo Amorevole Tu perché ho avuto un sacco di lavoro, e quest'anno è uscito Iene, ma adesso ne usciranno, spero, molto più di frequente, quindi quest'anno spero di poter far uscire almeno altri 4-5 brani, così l'anno prossimo. Senti, da dove arriva la tua ispirazione quando scrivi un pezzo? Dove parti? Dove cominci? Ma io come i motivi che mi vengono in mente non sono ispirati da niente, mi arrivano così e non dovrei neanche dirlo perché è pure che si rompa l'incantesimo. Senti, invece c'è una band o una cantante, un cantante, insomma, no, un artista che ti ispira in maniera particolare, ecco? Beh, che mi sono piaciute tantissime cantanti, Patti Pravo tantissimo, come non amare Mina, come non amare Lavanoni, Ornella Vanoni, che quando ero bambina sentivo le canzoni di Ornella Vanoni, soprattutto l'Ornella Vanoni, poi sentivo le canzoni di Modugno e poi le canzoni popolari e poi da grande, insomma, le artiste come Elisa, mi piace moltissimo Elisa, e che dirti, non mi viene in mente, sì, Elisa è forse la cantante donna che più amo, e poi Giusy Ferreri mi piace, e questi italiani. E poi, non so, stranieri in infinità, non so, Annie Lennox, Amy Winehouse, cioè si può andare avanti per secoli. Giustamente, giustamente. Senti, siamo molto curiosi di ascoltare ovviamente il tuo nuovo singolo, quindi ci prendiamo subito una pausa musicale, ci ascoltiamo appunto Iene e poi ne parliamo. Ma non voglio, non sopporto più di stare qua in catene con due brutte iene al di là, ma io posso sempre andare a dormire di là, lasciatemi un po' in pace nel mio angolo di qua. Sono diventata una vittima e già di due aguzzine che mi invidiano, si sa. Sono un artista non in vista, ma chissà che trovi il mio principe azzurro proprio qua. Altrimenti dove non si sa, altrimenti dove non si sa, altrimenti dove non si sa, altrimenti dove non si sa. Quello che voglio, voglio veramente è di non pensare, pensare proprio a niente. Sono davvero, davvero disperata di non essere più stata amata. Quello che voglio, voglio veramente è di non pensare, pensare proprio a niente. Sono davvero, davvero disperata di non essere più stata amata. Non respiro più un'aria sana qui con voi, anche se sto tutti i giorni per i fatti miei. Questo posto è un paradiso ed io vorrei viverlo serena e non dipendere da voi. Per il quieto vivere, la privacy e poi
non dover subire questo orribile apartheid. Prendo atto che non siete come io vorrei, ma oramai son fiera di non essere come voi. Altrimenti come non si sa, altrimenti come non si sa, altrimenti come non si sa, altrimenti come non si sa. Quello che voglio, voglio veramente è di non pensare, pensare proprio a niente. Sono davvero, davvero disperata di non essere più stata amata. Quello che voglio, voglio veramente è di non pensare, pensare proprio a niente. Sono davvero, davvero disperata. E siamo di nuovo in diretta qui su Web Live TV Music Destination. Siamo con Anita Brightfly. Abbiamo appena ascoltato Iene, il tuo nuovo singolo. E parlaci un po' di questo brano, raccontacelo. Allora, il brano, secondo me, il testo del brano racconta tutto già da sé, perché è proprio è didascalico, racconta proprio la verità, cioè, ovviamente in maniera che sia adatta alla musica. È venuto, devo dire che il testo è venuto così, è venuto in treno, l'ho scritto in treno, è rimasto invariato, poi ho aggiunto la seconda strofa, ma l'ho scritta di getto, sì, tipo non so, avrò sistemato qualcosa, ma tipo è rimasta così, anche la seconda strofa, la domenica ho scritto la strofa dopo che avevo scritto il brano venerdì. Io andavo dall'arrangiatore e dicevo, ma a me piace molto questa musica qua, ma come farò a portargli questo brano? Perché non ho il testo, io devo portargli in un altro, e dico, ma come faccio? Io vorrei far questo, mi piace tanto. E mi è arrivato il testo. Insomma, questo brano parla evidentemente di una storia familiare. Sì, le Iene sono persone di famiglia. Vabbè, va bene. Ne posso parlare poco perché comunque non penso che loro sentiranno le interviste così, però insomma sono persone di famiglia, sono le uniche due persone di famiglia che io ho, che sono mia madre e mia sorella, e che sono anni che insomma sono, diciamo che sarebbe tutta la, non dico tutta la vita, ma insomma facciamo gli ultimi 15 anni che sono veramente pesanti e mi hanno fatto stare veramente malissimo e insomma mi hanno fatto cose piuttosto pesanti e che non posso riferire. Quindi questo brano parla di questa violenza psicologica, forma di vessazione, vessazione morale, psicologica, di angherie continue da parte delle uniche due persone di famiglia che io ho, perché poi non ho parenti che sento, che vedo, perché sono cugini lontani che non vedo mai, non sento mai, non ho parenti prossimi, sono le uniche due persone che ho. Mio padre è mancato quando ero piccola. E insomma, hai presente la storia di Cenerentola? Ecco, questa è, cioè, la storia di Cenerentola. Io sono Cenerentola solo a 53 anni che non ha trovato il principe azzurro e quindi adesso fa la cantante, perché sai che Cenerentola cantava sempre. E come Cenerentola io sono canterina e amo gli animali, sono sempre attorniata dagli animali e sono un po' Cenerentola che a 53 anni ha deciso di cantare, magari trovo anche il principe azzurro, poi, come dico nella canzone, no? Certo, tra l'altro anche Cenerentola finisce in modo positivo, come tutte le fiabe, e quindi, esatto, il finale positivo ce lo teniamo. Tra l'altro, come disse comunque lo stesso Mario Monicelli, grandissimo regista, nel suo famoso film Parenti Serpenti, insomma, un grandissimo film che rispecchia un po' la natura di tante famiglie, ecco. Parenti, iene, serpenti, belve, ci sono tante tipologie di animali che si possono chiamare in causa, insomma. Esatto. In questo caso è proprio, iene è proprio la parola giusta, perché lo dico da sola, queste iene, non posso dire altro, comunque è così. Senti, com'è invece il tuo rapporto con i social network? Oggi va molto di moda, no? Nel senso anche, ecco, la musica passa attraverso Facebook o Instagram, ecco. Com'è il tuo rapporto con i social? Ma a me non piace i Facebook, non mi piacciono i social, non mi piacciono, mi fanno perdere un sacco di tempo. Mi piace molto fare dirette su Instagram perché io lo uso come se fosse uno sfogo personale, senza rendermi conto che anche se ho solo 74 follower, 73, può sentirmi chiunque, non solo i follower. Quindi io dico qualsiasi cosa mi passi per la mente, proprio così. E sto preoccupandomi, se mai dovessi essere un po' più conosciuta, dovrei iniziare a preoccuparmi delle dirette che faccio, magari a toglierle, perché io le uso proprio come uno sfogo a casa, come se io parlassi veramente con la vicina di casa, non so. E quindi
E comunque mi sfogo molto. Poi Real non ho molto materiale per fare Real, però se mi impegnassi magari con le immagini dei video vecchi le metto tutte sul drive e faccio magari dei post. Bisogna lavorarci un po' anche le storie. Beh, la storia è immediata, no? Però la storia mia, a casa mia, sì, oddio, però non ho un riscontro di pubblico. Però comunque vedremo, farò del mio meglio per fare Real, storie, cose così, piuttosto che le dirette, cioè perché quelle le posso sponsorizzare, so tutto, però è un lavoro che ancora, diciamo, sono negligente in questa parte qui, perché veramente ho tante cose da fare. Quindi... Diciamo che si parte sempre da quello che è la passione sotto ogni punto di vista, poi se piace una cosa la si fa a prescindere che si abbiano follower o meno, insomma, che poi è quello che dovrebbe fare un artista, insomma, lavorare prima per se stessi e poi per gli altri sotto ogni punto di vista. Però i social sono fondamentali per avere la fan base, sì. No? Per avere ascolti, per cui... Capito? È mio interesse, solo che io sono più dedicata alla parte creativa, devo seguire tutto, poi la copertina, poi il caricamento, poi tutte le cose burocratiche che io adesso mi produco, e poi l'ufficio stampa, insomma un sacco di lavoro, le interviste, cioè alla fine è un sacco di lavoro e anche di soldi, spesa, ma quello è un sacco di lavoro e i social è un altro lavoro, capito? È ancora un altro tassello della questione, quindi, e poi ho il mio lavoro, poi insomma magari ogni tanto vivo. Giustamente. Senti, siamo alla fine della nostra piacevole chiacchierata. Le ultime due domande, qualcosa già ci hai detto, insomma, all'inizio della nostra intervista. Però noi vogliamo sapere poi nel cassetto di Anita che c'è. Ti ho detto molti brani nuovi quest'anno, un remix che dovrebbe uscire il 7 giugno, il remix di un mio vecchio brano Cuore in Pace, che è fatto remix dance, quindi insomma è molto, a me non piace il genere dance, però è molto divertente per gli altri, quindi è un regalo che faccio agli altri, perché insomma è molto carino. E poi dei brani nuovi che saranno pubblicati ad agosto, perché poi c'è la pausa estiva, insomma ad agosto, insomma il brano esce a giugno, quindi promozione un mese almeno fino a metà luglio, e altri due o tre brani nuovi prima della fine dell'anno, quindi seguitemi. Mi trovate, se scrivete Anita Brightfly, con la Y, comunque Brightfly, mi trovate su tutti i music store principali. E mi quindi, ovunque. Cari amici ascoltatori, avete adesso tutti i riferimenti per seguire Anita, fatelo, perché noi a Roma diciamo che è gagliarda e tosta, quindi ascoltate la sua musica e condividete il suo lavoro. Anita, grazie per averci fatto compagnia. Grazie, grazie infinite Emanuele, ora mi sono ricordata dell'intervista scorsa, hai detto questa cosa qui alla fine. Lì nella regia.